Tempo di cambiare, episodio 10. Ciao sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it. È l'indirizzo web a cui sono archiviati tutti gli episodi passati, presenti e sperabilmente futuri di questo podcast. Gli ultimi due episodi, l'ottavo e il nono, hanno suscitato un potente dibattito. E il dibattito è naturalmente se e in che misura questi concetti di sovranità individuale che abbiamo esaminato negli ultimi due episodi, questi concetti di sovranità individuale che stanno funzionando nel mondo anglosassone, si applicano o meno anche alla nostra situazione italiana. Oggi continuiamo in parte questa indagine. Un'intervista che ho fatto proprio ieri a Santos Bonacci. Santos Bonacci è uno dei protagonisti a livello proprio internazionale di questo movimento della sovranità individuale. Lo troviamo al centro di molte interviste, molti audio e molti video. È in particolare famoso qui in Italia, fra gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, per una serie di video che è stata tradotta con i sottotitoli italiani. E questi video li trovi su YouTube con il titolo di Santos Bonacci, due punti, rivendicare la propria sovranità. È una serie di 4 o 5 video molto illustrativi, ripeto, con sottotitoli italiani. Santos si chiama in realtà Santo, nel senso che è nato in Australia da genitori italiani, per l'esattezza da genitori calabresi, ha poi studiato l'italiano. E quindi è uno di quei rarissimi casi in cui io posso intervistare un personaggio di livello internazionale, per così dire, senza dover appesantire l'intervista con una traduzione che o raddoppierebbe il tempo che ci vuole per ascoltarla, oppure dimezzerebbe l'efficacia se io poi dovessi parlarci sopra in traduzione. Quindi, fra 15 secondi, la mia intervista a Santos Bonacci. Allora, ciao, buongiorno Santo, anzi per te buonasera, grazie per aver accettato il mio invito, ti ringrazio a nome mio e ti ringrazio da parte di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, grazie per aver accettato il mio invito e raccontaci come hai iniziato a interessarti di sovranità individuale. Ebbene, io mi sono interessato 5 anni fa, quando mi sono risvegliato, diciamo, utilizzo sempre questa frase perché in inglese si capisce che quando uno dice che si è risvegliato, the awakening, si è risvegliato da uno stato di dormire nel quale uno crede di essere un prodotto di questo sistema. Nel senso che non vede la vera natura del governo, delle chiese, eccetera, e i controllatori che ci stanno controllando, non vedono questo, insomma, la corruzione, e sempre li scusano, eccetera. Quindi io mi sono risvegliato perché ero anche testimone di Geova per 20 anni. Ah, molto interessante. Sì, interessante. Sì. Ho sempre cercato di conoscere la verità, di fare il giusto, ciò che è buono. Quindi sempre ho camminato su quella via. Comunque, mi sono svegliato dal fatto che le chiese che si dicono cristiane non lo sono. E poi ho visto la corruzione nel governo, che sia pare che i governi ci danno due servizi: terrorismo e sicurezza e protezione. E noi paghiamo per questi servizi. Sì, sì. C'è abbondante evidenza che la CIA, il CIA dell'America, degli Stati Uniti, è un'organizzazione che fomenta e inizia terrorismo e gang, come si dice gangs in italiano? Sì, criminalità, delinquenza.
Sì. Gangsterismo, gangsterismo. E anche il terrorismo in paesi del Medio Oriente, nell'Ovest, nell'Est, e sempre sono lì mischiati nella corruzione, nel terrorismo. Mi sono risvegliato e ho aperto gli occhi e ho visto che il mondo che conoscevo è tutto al rovescio, tutto, l'educazione, le chiese, il mondo politico, finanziario, è tutto corrotto, è tutto al rovescio. Sì. Bene, bene Santo, penso che molti dei nostri ascoltatori si possono riconoscere in questa tua storia di risveglio, dove ti risvegli dal sonno dell'inconsapevolezza e ti rendi conto che tutto quello che credevi fino a quel momento non è vero. In questo campo adesso tu poi in particolare hai iniziato a interessarti di sovranità individuale e sei anche arrivato un po' al centro delle attenzioni di tante persone, perché io stesso ho sentito tante delle tue interviste, ho visto tanti dei tuoi video, è come se stai diventando un punto di connessione fra tante persone di lingua inglese che si interessano di questo argomento. Ci puoi raccontare in questo campo qui della sovranità personale cosa stai facendo tu? Ebbene, io mi concentro su temi insomma, la legge già ne abbiamo parlato, astroteologia, le scienze occulte, ciò che sto facendo si chiamerebbe sincretismo, non so se è la parola Ah, giusta in italiano. sì, Oh, sincretismo. ok, va bene. In inglese si dice syncretism. Sincretismo, che cos'è? Ebbene, nel periodo del Rinascimento c'erano dei tipi come Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Giordano Bruno. Questi erano si sincretisti, perché loro cercarono di sincretizzare tutti i sistemi di filosofia, religione, scienze, eccetera. Infatti, Pico, negli anni, 30 anni prima di Lutero, come si dice? Lutero? Martin Lutero. Lutero, Martino Lutero. Lutero. 30 anni prima di lui. Lui andò giù in Roma negli anni 1400, non so, 80, 90, in quel tempo lì del Rinascimento, per dibattere col Senato, come si dice, Senato Apostolico, the Apostolic Senate, Senato cioè i apostolico. cardinali. Giusto, giusto. E insomma, andò lì in quel tempo e nessuno rispose al suo, come si dice, challenge, la sua sfida di fare un dibattito per dare prove che tutti i sistemi, tutti i sistemi filosofici e religiosi si possono sincretizzare, cioè sono uno. Il tutto è l'uno. Insomma, questo è esattamente quello che sto cercando di fare io, perché sto dando prove che le scritture ebraiche, sia che le ebraiche che le scritture greche, trattano la scienza del come in alto sia in basso, as above. So below. Come dice in Colossesi, capitolo 1, versetto 23 e 24, che il segreto sacro, scusa, il segreto sacro è il segreto che gli antichi non sapevano, che ora è ben saputo. E questo segreto è il Cristo in te. In te. O come si direbbe, il Cristo che giace dentro di te. Quindi, questo dimostra chiaramente che noi, come individui, abbiamo noi la responsabilità di salvarci. Poi, facendo questo,
le cellule dormenti, come si dormenti? Dormienti. Dormenti nel cervello si risvegliano. Ecco perché il Vangelo dice che ci sarà i morti risorgeranno, si risusciteranno, perché i morti siamo noi. Ecco perché quando andiamo in corte, il magistrato o il giudice, lui mette sempre il vestito nero perché lui è un prete. Lui è un prete e tutto il sistema che lui adopera è un sistema ecclesiastico. Ecco perché sempre vedi la croce e la corona. La croce sta nella corona, no? Perché gli eliti, oppure i controllatori di questo mondo, famiglie ricchissime, ricchissime, come per esempio i Rothschild. In America il Rockefeller e via dicendo. Ci sono tante di queste famiglie, sono tutte parentati, sono tutte famiglie con il denaro, ma il denaro che hanno loro, la moneta che hanno loro, è moneta rubata per mezzo delle loro corporazioni. E il Vaticano è una di tali corporazioni. È una banca. È come si dice? Una Banco banca? Una banca. banca, sì. E questo è un fatto ben saputo. Quindi, comunque, loro non solo organizzano il mondo sotto il potere ecclesiastico, ma utilizzano le forze anche politiche, il re del mondo. E sono come un matrimonio fatto in inferno. È un matrimonio fatto in... Comunque, i controllatori sanno benissimo che questo funziona. Ecco perché, quando vai in corte, specialmente in questi paesi, io abito in Australia, non sono mai stato in Italia, quindi non so, non posso parlare con autorità sul sistema italiano. Comunque, visto che mi hai contattato e ci conosciamo, hai preso questa opportunità di intervistarmi, farò delle ricerche su questo. Se magari nel futuro facciamo un'altra intervista, avrò più informazioni accurate da passarvi perché non posso veramente parlare con Ottimo, accuratezza. ottimo, Ok. ottimo, grazie Comunque, tanto. in questo paese qui, quando si va in corte come uno perduto nel mare, o uno senza ragione, oppure uno schiavo, oppure ti considerano come un imbecille. Perché se tu vai in corte e fai delle come si dice statements in italiano? Affermazioni. Affermazioni. Se tu vai facendo affermazioni, già sei belligerante. Oppure stai come si dice in competizione, contestando la loro autorità. Una volta che tu ti presenti in questa maniera, loro sanno che ti possono mettere in galera, ti possono dare delle multe, possono avere come vogliono loro, possono fare come vogliono loro, perché non capisci chi sei. Capito? Quindi questa è la verità che sta uscendo diciamo, nei paesi come Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda. Queste sono le verità che stiamo comprendendo in questi ultimi giorni di questo sistema corrotto. Ecco perché il giudice è un ordinario. Un ordinario sarebbe uno che ha potere dalla Inquisizione, dalla Chiesa, di fare aggiudicamenti, come si dice, judgments in Di corte. giudicare, sì, giudizi, emettere Sì. giudizi. Sì, passare giudizi, eccetera. Poi nei nostri corti,
abbiamo tipi che si chiamano clerici. Clerks, come un che si dice? Segretario, forse? Sì, insomma, lui è sempre seduto vicino al giudice e lui è quello che scrive tutto, no? Comunque, noi li chiamiamo clerk, però la parola viene dalla parola clerico. Ah, interessante. Ecco, poi c'è il prosecutore, come lo chiamiamo? È un po' l'accusatore, L'accusatore, ecco, no? accusatore, accusatore. Queste sono parole che escono dal reame ecclesiastico, dall'inquisizione. Un accusatore è uno che ti accusa. Ricorda 500 anni fa che con l'inquisizione. L'Inquisizione, il Papa diceva nelle bolle, diceva, se sospetti che uno sia un eretico, un renegade, renegados, come dicono Rinnegato. gli spagnoli, Sì. sì, tu è la tua responsabilità di denunciarlo. Quindi lui diventa l'accusatore. Poi lo Stato, la Chiesa prende questa responsabilità. E diventa la Chiesa l'accusatore davanti a Dio. Loro stanno amministrando il regno di Dio, il loro Dio. Non è il Dio il creatore dell'universo, lo spirito, la causa, la prima causa. No, è il loro Dio, il loro sistema. E loro possono, come si dice, get away with this crime, se la possono. Se la cavano. Se la cavano e pare che non c'è giustizia, non ci sia giustizia per loro e vanno avanti con questo sistema fittizioso. È completamente Fittizio. fittizio, sì. Completamente. Perché il nome che ti mettono sui loro documenti quando ti invitano in corte perché hai fatto qualche cosa, non so, hai passato il limite della velocità sulle strade e quindi la polizia ti accusa. Davanti all'ordinario, il prete, il giudice è il prete dell'Inquisizione. E tu sei l'accusato. Il momento che tu vai nel loro corte, difendendoti stesso, sei in belligerante oppure stai creando una controversia contro il loro sistema, contro Dio, perché non sei svegliato. Perché se fossi svegliato, non ci andresti in corte, perché il corte non è per un sovrano. Andare in corte non è per un sovrano, per una divinità, se conosciamo che siamo divini e se conosciamo che abbiamo il Cristo dentro di noi. Non ci sarà e non ci sarà e non c'è mai stato un salvatore vicario che ci salva dal di fuori. Se non ci salviamo da questo sistema, e cresciamo la nostra sapienza e conoscenza e amore e non ricordiamo chi siamo, ci porteranno in corte sempre, ci metteranno in galera perché siamo imbecilli. Giusto. Questo posso dire riguardo al tuo sistema in Italia, a Italo. Questo lo posso dire con accuratezza perché il sistema è un sistema corrotto che non sente la giustizia, ha le orecchie chiuse. Loro sentono solo i soldi e l'affare dei bancheristi, come si chiamano? Banchisti? Banchieri. Banchieri. Scusa, perché io faccio interviste in Oh, ma tu inglese, in spagnolo. per non essere mai stato in Italia, hai un italiano assolutamente perfetto. Non credo, No, no, no. non so quanti crederanno che tu non sei mai stato in Italia.
Well, bene, quando avevo 18 anni ho cominciato ad imparare tante lingue. L'italiano, io sono cresciuto nella campagna qui in Vittoria, nelle montagne. I miei genitori vengono da Calabria, Catanzaro, nell'anno 1956. Io sono nato nel 63. E sono cresciuto con le due lingue, col calabrese di Catanzaro, della Sila, i Bonacci vengono dalla Sila, e sono cresciuto con queste due lingue. Quindi, quando mi sono impegnato ad imparare italiano, mi venne molto facile. Ho fatto mandare lo Zingarelli, il Ragazzini, e tantissimi libri dall'Italia. Molto bene, Santo, tu sei, come dicevo, sei un po' al centro di questa scena, nel senso che sì, ti sto seguendo, ti intervistano in tanti, ti chiamano e così via. Quindi, per via del fatto che tu riesci a sentire anche tante voci diverse, quindi in Canada, quindi in Australia, in Inghilterra, in America e così via, quali sono non so come dire, c'è qualcosa di nuovo, di interessante, qualche novità, cosa c'è on the cutting edge, come posso dire, le ultime novità su questo fronte? Della legge. Sì, della legge o della sovranità individuale, del come comportarsi in corte, ci sono delle nuove scoperte, qualcosa che sta funzionando bene in diverse parti del mondo. Ok, buona domanda. Se per quelli gli ascoltatori interessati, io andrei a studiare due concetti. Usufruct. Usufruct si scrive. Se non l'ho Usufrutto. pronunciato bene, Sì, usufrutto in italiano. ecco, bravo. Ok, quindi tu puoi passare delle informazioni su questo concetto. In Wikipedia, l'enciclopedia sull'internet, c'è un articolo buonissimo e si può apprendere tante cose su questo concetto. Poi c'è Amicus Curiae. Amicus curiae. Amicus Curiae, Amico della corte. sì. Buonissimo. Oppure il concetto che si sta spargendo come un fuoco nel campo sovrano in questi paesi, sarebbe il concetto di abitante pacifico, peaceful inhabitant. Quindi, quando uno va in corte, la prima cosa che esce dalla sua bocca, per stabilire che è un amico della corte, potrebbe anche dire: sono un amico della corte qui. Si dice la corte o il corte? La corte. Ecco, sì, mi stavo confondendo. Amico della corte, la prima cosa che dice, dopo che dice che è un amico della corte, ed è venuto per la questione relativa al nome. Per esempio, il mio nome è Santo Bonacci. Quindi io direi la prima cosa: sono qui come amico della corte e pacifico abitante. Sono venuto per la questione relativa al nome di Santo Bonacci. Sembra che ci sia un errore in relazione al nome di Santo Bonacci, perché è un nome. Vedi, la corte non può sentire la voce di una persona in sangue, ossa e sangue, flesh and blood, carne e sangue. Solo possono trattare con pezzi di carta morti. Solo possono parlare con corporazioni morti. Perché cos'è una corporazione? Insomma, è un corpse. Il corpus sarebbe. Corpse è Ecco, cadavere in inglese. cadavere. Ecco, cadavere. Ecco perché utilizzano i loro documenti di carta, perché scritta sulla carta è una finzione. La realtà esce dalla bocca, è con la bocca che tu parli la tua verità, capito? Quindi, poi dopo di Quindi tu questo. dici sono venuto per la questione relativa al nome di Santo Bonacci e subito dopo dici sembra che ci sia un errore in relazione al nome di Santo Bonacci. Sì, perfetto, Oh. esattamente così. Interessante.
Poi bisognerebbe fare delle domande, perché il giudice è quello che sempre fa le domande, non è vero? Qual è il tuo nome? Per esempio, qui nelle nostre corti, la prima cosa che chiede il giudice è qual è il tuo nome? What is your name? Interessante, non è? What is your name? Perché vuole vedere se dai vita ai loro documenti che sono morti. I loro documenti sono morti. E se tu dici sì, sono io, Santo Bonacci, crei un aggiungersi col nome. Il nome è una corporazione, è una fizione, perché il governo è una fizione, è un governo it's a paper government, capito? Non è un governo non è una cosa di sangue, di carne, è una cosa di carta, di documenti. Quindi possono solo trattare con documenti. Quindi se tu vai in corte, difendendo questi documenti che hanno il tuo nome sopra, loro sanno sul posto, subito, senza essere molto intelligenti o molto istruiti, sanno subito, secondo il loro sistema, che sei morto. Sei un accusato morto e che dai vita le loro carte morti. Quindi loro possono, ti possono multare, ti possono mandare in prigione, eccetera. Quindi, per evitare questo, noi facciamo le domande. Siamo noi che andiamo in corte a fare le domande. In inglese, fare una domanda si dice asking. Asking è una parola che è prodotta da due parole. Come re. As kings, As king. come Sì. asking. Asking o as king. Quindi fare una domanda vuol dire che tu stai agendo da re. Ecco perché un re, quando va in corte, se devi un giorno l'indomani andare in corte, farai le domande. E una domanda che si potrebbe fare è questa: con quale autorità stai usando o utilizzando questo nome come identificazione personale? Perché nei nostri paesi, non so del sistema in Italia, nessuno ha l'autorità di usare il nome come identificazione personale. I documenti stessi lo dicono. Per esempio, il certificato di nascimento qui in questo paese sempre stipula. Sempre dice chiaro e tondo, non dovrebbe essere usato come identificazione personale. Questo documento non deve essere usato come identificazione personale. Ok, quindi tu dici sotto quale autorità state usando? Quindi tu dici sotto quale autorità state usando questo nome come identificazione personale? E questo fa un po' crollare tutto il castello su cui loro hanno costruito l'accusa. Lui non avrà risposta, perché se lui risponde, lo Stato ha fatto questa accusa. Quindi lo Stato dovrebbe portare in corte il rimedio, perché loro sono gli accusatori. E quello lì è quello che sta facendo il claim, diciamo qui in inglese, il claim. È una sua affermazione e Ecco. quindi la deve anche dimostrare. Sì, e deve portare il rimedio. Quindi, se uno fa le domande giuste, dovrei studiare bene la traduzione per gli italiani. Se questo è il sistema giusto per gli italiani, farò delle ricerche per studiare bene le frasi che si dovrebbero fare in corte e le domande, perché facendo le domande uno si presenta
onorevolmente in corte. Questo è molto importante, perché se uno fa delle statements, ho dimenticato già, scusami, affermazioni in corte, questo è creare controversia. Chiunque crea controversia, il giudice può prenderlo come ignorante, oppure belligerante, oppure contro il bene della comunità, e lui può agire come vuole in corte e passare i giudizi come vuole secondo loro il loro sistema, perché loro sono delle banche e stanno guadagnando soldi per il loro commercio, è un sistema di commercio. Quindi se uno va in corte come amico della corte e fa delle domande, le domande giuste, uno può vincere 100% dei casi. Molto interessante. Va bene, Santo, grazie per la tua testimonianza e soprattutto grazie per averci promesso che farai qualche indagine sul sistema italiano. Vediamo un po' se ci riesci a dare qualche input in questo senso. Nel frattempo, se uno vuole rimanere in contatto con te, con il tuo lavoro, cosa si può fare? Ci sono siti web che si possono visitare, soprattutto se uno magari mastica un po' l'inglese, o hai progetti di fare qualcosa in italiano nel prossimo futuro? Qual è il tuo indirizzo internet? Sì, eccellente. Ok, la mia website è universal, è difficile, universale, truth, universaltruthschool.com. Magari se potresti scriverlo, perché conosci l'inglese bene. Sì, certamente, lasceremo il link subito sotto l'audio. Universal Truth School, scuola della verità universale. Comunque, sì, mi si può trovare su Google, sull'internet, scrivendo Santo Bonacci, astroteologia, e questo ti condurrà al mio website, universaltruthschool.com. Ho notato che alcune persone dall'Italia mi hanno scritto in inglese. Se gli ascoltatori mi vogliono scrivere in italiano, capisco l'italiano bene. Il mio italiano non è perfetto, guarda, io mi volevo esprimere molto molto più meglio, ma non ho neanche il tempo di praticare l'italiano durante la settimana per migliorarlo. Io certo. mi sono presentato qui quando mi hai telefonato mezz'ora fa, senza preparazione, perché non ho tempo. Quindi mi chiedo perdono per l'italiano mancante. Nessun problema, sei stato chiaro, comunque eloquente e bravissimo nello spiegarti, Santos. Grazie. Santos, di nuovo grazie a te, da parte mia, da parte di tutti i nostri ascoltatori. Allora, a risentirci, a presto. Tempo di cambiare, episodio 11. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it, una nuova puntata, un nuovo episodio. C'è un intervento che è imperdibile, che non posso astenermi dal leggere, vediamo se lo trovo. È un intervento di Andrea, e anche Andrea ringrazio per aver voluto intervenire in questo, soprattutto aver condiviso con noi. E Andrea si è offerto da cavia per sperimentare i concetti di sovranità individuale che abbiamo esplorato negli scorsi episodi del podcast. E così scrive Andrea: ciao Italo e ciao a tutti i numerosi lettori, sono Andrea in carne e sangue del commento 105 all'episodio 9, dove ho superficialmente introdotto la mia storia di vittima volontaria del sistema. Vista la mia posizione, sentendomi fortemente tradito da quel sistema di cui tutti noi facciamo parte e in cui ho speso buona parte della mia giovane età con energia e passione, prima che i miei sogni siano completamente traditi, ho deciso di passare all'azione, rivolgendo tutta l'attenzione che posso, nel tempo libero. Purtroppo sono in condizioni economiche e personali difficili e quindi costretto a doppio lavoro per mangiare, a sperimentare le informazioni provenienti dall'estero, condivise grazie a Italo in questi podcast. Non sono molto appassionato di entità extraterrene, Maya, Kabbalah, eccetera,
ma in modo concreto desidero approfondire le questioni del potere finanziario e della sovranità personale. Non sono un avvocato, ma credo di avere buona capacità per leggere, capire e scrivere. Inoltre, non avendo famiglia e alcuna proprietà intestata, rischio solo della mia vita. Cinicamente, ho deciso che ne vale la pena, perché in ogni caso rischio molto meno di tanti miei amici, che hanno figli piccoli, mutui da pagare per la casa di proprietà. In fondo, loro sono obbligati dal senso di responsabilità verso le loro famiglie a mantenere un profilo conforme al sistema, che ancora, seppur con grande sacrificio, continua a fornirgli il minimo indispensabile per vivere nell'insieme in una condizione di molto superiore a tante altre popolazioni del mondo. Bando alle ciance, vengo al punto. L'istituto bancario con il quale operavo con la mia società, dalla quale ora sono liquidatore, socio unico e unico firmatario di garanzia, dopo quasi 2 anni di pratica usuraia, lo scorso anno con un fido di 10.000 euro, in 9 mesi ho avuto oneri per 4.400 euro, con un utilizzo medio calcolato sulle scritture inferiore agli 8.000 euro. Con arroganza e metodologie di stampo mafioso, ho ricevuto una telefonata di un funzionario che per modalità e contenuto sembrava uscito dal film Quei bravi ragazzi. Mi intimavano di saldare un loro credito di 18.000 euro in poco più di, in, e poco, 18.000 euro e poco più in 5 giorni. Premetto, lo scorso novembre ho bloccato il conto e chiesto insistentemente il calcolo degli interessi facendogli notare la mancanza di proporzioni accettabili e legali fra credito e debito, non ottenendo nessuna risposta scritta, nessun documento e addirittura un inasprimento delle condizioni già di per sé più che usuraie. Fino a novembre la mia società, un SRL nel campo della comunicazione con clienti di primo ordine e un giro d'affari nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, godeva del miglior rating, avendo sempre pagato tutto e tutto in modo puntuale, stipendi, tasse, interessi, prestiti, fornitori. Insomma, piuttosto non pagavo lo stipendio io, ma tutti i fornitori, non mi pagavo lo stipendio io, ma tutti i fornitori, dipendenti compresi, venivano sempre regolarmente saldati. Da marzo il rating è sceso a 13, il peggiore, così come il sottoscritto, nonostante abbia sempre saldato i suoi debiti, è stato segnalato personalmente come cattivo pagatore. Questo è il contesto, ma lo scorso martedì, dopo l'episodio 9, mi sono detto che era giunto il momento di agire e ho inviato alla banca una raccomandata con avviso di ricevimento contenente accettazione condizionata del credito previa verifica del debito, per la quale mi sono ispirato alla lettera alla banca che ha ottenuto la cancellazione di un debito di 47.000 dollari australiani. Il primo risultato che ha ottenuto la mia lettera è l'immediata telefonata dello stesso funzionario di banca in stile scozzese, che però ha completamente ribaltato il proprio atteggiamento. Con fare gentile mi ha chiesto: "I documenti che lei ci chiede sono tanti, possiamo incontrarci di persona per parlarne?" Risposta: "Anche i soldi che mi chiede lei sono tanti. E l'unica cosa che rimane da dirci è che i documenti, se preferisce, può inviarli via mail invece che per posta. Quindi la ringrazio della sua disponibilità, ma non desidero approfittare invano del suo tempo." Più o meno, ho sicuramente usato qualche parola in più che ora non ricordo, ma il succo è questo. Per concludere, aggiungo che l'istituto non mi invia estratti conto trimestrali dall'inizio 2011, l'invio è obbligatorio, così come non mi ha mai notificato esattamente la composizione delle competenze addebitate sul conto corrente della società. Credo che oggi siano in difficoltà perché se mi fornissero i documenti che ho richiesto è come se certificassero di proprio pugno l'usura applicata. Attendo sviluppi che condividerò molto volentieri, sperando che questa mia esperienza possa fornire spunti utili per tutti coloro i quali si trovano nella mia stessa situazione, sempre che non mi arrestano. Faccina sorridente. Molto bene. Grazie mille Andrea, grazie per quello che stai facendo. Omaggio al tuo coraggio, omaggio alla tua intelligenza. Intelligenza perché hai dovuto rielaborare sicuramente delle fonti ostiche in lingua inglese, anglosassone, che non si rifanno esplicitamente al nostro diritto e tu hai dovuto personalizzarle, modificarle. E dicevo, omaggio al tuo coraggio perché sai che non ci sono garanzie in quello che stai facendo, non ci sono garanzie battendo un terreno completamente inesplorato. E quindi hai tutto il mio sostegno? Per questo hai sicuramente il sostegno di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Scrivimi, aggiornami per favore all'indirizzo email info@miglioriamo.it. Chiedo agli altri ascoltatori di non voler utilizzare cortesemente questo indirizzo perché mi renderebbe impossibile poi interagire con tutti. Dopodiché
teniamoci in contatto, Andrea, fammi sapere, facci sapere, così possiamo seguirti e aiutarti nel proseguimento di questa vicenda. E ancora grazie per esserti offerto da cavia, per così dire.